Tieni. Regalo. Allora, dici cosa ci hai portato, eccoci qua. La prima copia è tua. La prima copia, allora, guardate, ve lo devo far vedere, contratto per il cado pure qua, contratto per il governo del cambiamento. Sì. Spiegaci di che cosa si tratta. Dici, perché siccome Di Maio hanno detto che è vecchia, questa è la bozza di ieri alle 9.30. Insomma. Addirittura è arrivata con cartellina rossa. Cartellina un po'... rossa per te, così facciamo, accreditiamo che si tratta di un complotto dei comunisti. Che non ci sono più, però. Vabbè, da qualche parte ci sono. Allora, Lucia, scusa, spiegaci un po' che cosa c'è, perché tu adesso te la sei vista bene. Che cosa c'è in questa... intanto già hanno detto che è stata fatta qualche modifica. Sì, però devo dire in maniera molto cavalleresca. Ma questo non è il contratto quindi la stilato strada. Tra Salvini e Di Maio. Esatto, questo è un contratto... Il, questo aspetta, è no, la questo bozza è iniziale. Eccolo qua, eccolo qua. Questo vediamo se lo possiamo magari inquadrare, lavorando. Se si gira qua qualche telecamera, se è possibile. No, le vedo tutte. Devo dire che eccola qua. Hanno confermato dicendo che ci sono delle modifiche naturalmente nell'ultimo momento, insomma, però e in fieri. Credo che il documento, essendo di ieri sera praticamente, possa essere considerato. Ecco qui, infatti, presente il contratto, sì, sottoscritto dal signor Luigi Di Maio e dal signor Matteo Salvini. Comincia e qui con, andiamo una, a stringere. Con una cosa notarile corretta, insomma, infatti sotto c'è l'autentificazione della firma. Della firma. Sì, no, no, ma è veramente un contratto fatto molto bene. E qui c'è un po' tutto, il funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari, agricoltura, ambiente, beni culturali, sì, conflitto di interesse, difesa. Sono 39 pagine. 39, il funzionamento del governo e dei gruppi, cooperazione tra le forze politiche. Ecco, la tu prima che l'hai già parte, visto, sì, cosa la, ti... Guarda, la prima parte, la questione interessante è che la prima parte loro discutono di come applicare questo contratto. Sì. No? E secondo me è una parte in cui, non so se ha torto o ha ragione, in realtà hanno introdotto alcune istituzioni che secondo me potenzialmente possono costituire un fortissimo, una fortissima tensione con le istituzioni dello sì. Stato. Nel senso che, scusa, fammi leggere qui, okay. Nel senso che loro, questo contratto è il funzionamento, la cooperazione tra le due forze politiche, cioè sì. Come fanno loro a tenere in piedi questo contratto. Sì. E costituiscono un comitato di conciliazione. Eccolo dove qui, si comitato di conciliazione. Esatto, come, dove parallelo si incontrano. Al Consiglio dei Ministri. Esatto. Ma come funziona questo comitato? E funziona di che c'è il Presidente del Consiglio, quando c'è un litigio tra le due forze, sì. Oppure ci sono da prendere decisioni su cose imprevedibili e per ora al momento non previste, tipo crisi internazionali, calamità naturali, problemi di ordine e salute pubblici, quindi grandi discussioni, si riunisce il Presidente del Consiglio, il capo delle 5 Stelle, il segretario della Lega, il capo della Lega, poi i due capigruppi dei due partiti, sì. E poi il ministro competente. Scusate, pensate solo alla calamità naturale che è prevista come caso, esempio. Il terremoto, cioè c'è un terremoto, bisogna decidere i soccorsi, è un'emergenza, si deve riunire prima il comitato di conciliazione, cioè come può funzionare un paese così io non lo so, perché che ci possono essere delle crisi di rapporto, ci sono sempre state tra alleati di governo, ma la politica esiste per questo, che serve per risolvere le crisi oppure per rompere l'alleanza. Ma perché secondo voi diciamo, l'aver codificato in questo modo tutti questi secondo me non si fidano. Significa che uno non si fida dell'altro. Mi sembra, no? Non è solo questo, il problema è che loro creano una situazione che è parallela a quella delle istituzioni dello Stato, perché se c'è da decidere una cosa sul terremoto, o c'è da decidere una tensione all'interno degli alleanzi del governo, quella sede è il Consiglio dei Ministri. Certo, non è inoltre, che c'è bisogno di una struttura certo, parallela. Inoltre, i segretari dei partiti non sono ammessi nelle zone di governo, perché tecnicamente quando si è eletti poi si rappresenta la Repubblica. I partiti vengono tenuti fuori perché è una garanzia per i cittadini per far sì che certo. Il governo non sia eccessivamente politicizzato. Quindi c'è anche questa storia qui. Quindi è un comitato che di fatto rischia di svuotare, anche se è informale, no? È un contratto privato. Però chi invece il potere ce lo dovrebbe, che dovrebbe avere. Allora sentiamo sia Toti che Emiliano. Che cosa ne pensate di questo? Toti e Emiliano. Ma dal punto di vista della clausola, direttore, è financo banale. Applicano a un contratto quella clausola arbitrale che c'è in tutti i contratti
tra privati. Da un punto di vista politico mi sembra francamente un po' singolare. Ecco, l'unica situazione di diarchia di due organismi politici che io ricordi nella storia è quello del Soviet Supremo Russo col Consiglio dei Ministri prima del crollo del muro di Berlino, dove la politica pesava di più del Consiglio dei Ministri. È l'unica che stavo passando a memoria dei miei studi di storia, è l'unica struttura così fatta dove la politica e i segretari di partito, cioè il presidium del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, pesava di più del Consiglio dei Ministri e del primo ministro della Repubblica Socialista Sovietica. Politicamente è l'unica cosa che mi viene in mente. Privatisticamente è una banale clausola arbitrale. Allora forse dovevano nominare degli arbitri terzi, non i segretari di partito, ecco, se c'è bisogno di un tavolo di conciliazione per le liti. Sentiamo Michele Emiliano. Ma secondo me la state un po' esagerando, con rispetto parlando. È una semplice riunione di maggioranza codificata in una maniera un po' originale. Quel contratto chiaramente non è come un contratto civile, non puoi andare dal giudice per ottenere il rispetto di quel contratto, perché la Costituzione impedisce che la libertà di mandato di ciascun deputato e le facoltà del governo siano legate ad un contratto civilistico. Quindi si tratta di un accordo politico che viene denominato contratto per pura facilità di comprensione da parte dei cittadini, ma non è che si può andare dal giudice a chiedere l'esecuzione in forma specifica di quel contratto. E quell'organismo che viene creato è nient'altro che quello che accade in tutte le amministrazioni quando ci sono conflitti dentro la maggioranza: i capigruppo, i segretari dei partiti, il presidente della regione o il sindaco, il presidente del consiglio si riuniscono per dirimere un problema. Non è che però se c'è un terremoto per forza ci deve essere un conflitto politico, eh? Quindi voglio rassicurare Sergi che non la faccia troppo tragica. Io capisco che vogliamo creare il panico. Emiliano, mi scusi, ma la pubblicità è tassativa, non posso assolutamente sgarrare, quindi pubblicità. Emiliano, comunque io drammatizzo sempre molto poco. Amministratore delegato della Monti Spa. Buonasera. Accomodi pure. Arturo Arton, imprenditore, presidente dell'Associazione delle Piccole Imprese. Buonasera, bentornato. Buonasera, grazie. E Domenico De Masi, sociologo. Eccolo qua, professore, si accomodi pure qua. Si metta seduto che stasera non le succede niente, perché l'ultima volta è venuto è stato investito. Sì. Vero? Internato. Come è rimasto? È stato investito da becchi di che lui poi è un mite, il professore, per cui investito in che senso? Gli ha detto un po' di investito di parole, cioè, tra l'altro eravamo in quattro a parlare, l'ha preso proprio di mira. Ma stasera può stare tranquillissimo. Allora, poi vedremo il contratto portato oppure Lucia. Possiamo mettersi d'accordo con Lucia e ci... No, beh, quello mi pare difficile, perché Lucia l'insulta. Però io adesso volevo un attimo cercare di capire dove possiamo andare, no? Perché stasera anche Salvini ha detto... Ecco, intanto perché oggi, secondo te, Lucia è intervenuta all'Europa? Cosa che finora non era mai successo. Ma secondo me perché stanno filtrando delle notizie abbastanza, diciamo, per gli europei abbastanza difficili. Forse questa domanda va fatta ad Arton, ma che sicuramente conosce il momento più di me. Il problema vero è che si sta un po' sfaldando tutto, non è solo la questione dell'Europa. E la mia opinione, che dicevo prima a chi ci seguiva quando c'era il governatore della Puglia, Emiliano, e che secondo me in questo documento che poi abbiamo trovato è abbastanza evidente che non c'è la fusione, non si riesce a dialogare. Cioè, c'è molto 5 Stelle, c'è molto 5 Stelle, c'è pochissimo questo Lega. È il contratto, E i temi dell'Europa, i temi dell'Europa sono effettivamente molto pesanti. Ci sono due temi, poi non so, vorrei sapere anche la vostra opinione. C'è la richiesta in questo documento di azzerare, di chiedere alla BCE di azzerare 250 miliardi di titoli italiani, che sono il 10%, più 10% del nostro PIL più o meno, e questo è sicuramente una cosa che fa rizzare le orecchie a tutti in Europa.
E la seconda cosa, ci sono punti vari, per esempio la Fornero. Questa richiesta è motivata in base a quali considerazioni? Cioè perché dovrebbero azzerarci? Non è motivato, il documento è una richiesta bassa. Il documento è una richiesta bassa. È una... Si fa per i paesi che sono... L'altra cosa che c'è è che per esempio... Si fa per i paesi? I paesi in via di totale fallimento, si chiede di azzerare la... Sì, per esempio, e per quanto riguarda l'Europa, e per quanto riguarda l'Europa c'è comunque... un meccanismo per ritirarsi dall'Europa e viene confermato l'idea che c'è un opt-out, cioè questo un... anche nel contratto, assolutamente, nel quindi contratto. Tu dici da questo punto di vista con intenzione c'è di ritirarsi dall'Europa? Sì sì, assolutamente, ma ci tu sono te l'aspettavi le... che ci potesse essere ci sono un'intenzione cose così letterali, esplicita, cioè, di ritirarsi dall'Europa? La verità l'aveva detto Grillo nei giorni scorsi, però tutta la campagna di Di Maio era stata una campagna europeista sorprendente, anzi per la... no, di Salvini no, Salvini è sempre stato contrario. Di Maio, Di Maio era stato più europeista. Però insomma, nella sostanza, diciamo, la storia di questo documento, adesso i dettagli non si possono prendere uno per uno perché ovviamente magari saranno modificati nel corso della trattativa, ma l'impianto di questo documento somiglia a quello di Varoufakis in Grecia. Cioè, noi abbiamo già visto questa storia, la storia di un paese che si ribella all'Europa e poi è costretto a fare marcia indietro. Ed è costretto a fare marcia indietro perché non l'Europa, ma i mercati decidono di intervenire sul debito del paese, cominciano a vendere i titoli di Stato e il paese va a gambe per aria. Noi ce le ricordiamo, le file dei vecchietti dietro i bancomat di Atene che potevano ritirare 20 euro al giorno. Ecco, e questa è la allora storia. Però scusate, dai, quello che voglio capire, poi chiedere ai nostri ospiti di rispondere, cioè secondo voi in questo documento, perché come diceva giustamente Marcello, forse ci si aspettava da Salvini una posizione più radicale nei confronti dell'Unione Europea, ma non da Di Maio, anzi tutte le dichiarazioni che aveva fatto in questo periodo, l'uscita dei colloqui del Presidente della Repubblica erano molto rassicuranti. C'è l'intenzione secondo te di poter arrivare anche a una... Guarda, io... addirittura uscire dall'Europa? No, io penso che bisogna dire, questo è un documento di lavoro, quindi è scritto in maniera tutto da... non emotiva, molto tecnica, diciamo, è un documento di lavoro. Si chiede nel documento, si pone come obiettivo di introdurre, virgolette, specifiche procedure tecniche di natura economica e giuridica che consentono ai singoli stati di uscire dall'euro per recuperare la propria sovranità nazionale o, virgolette ancora, restarne fuori attraverso una clausola di opt-out, rinuncia, permanente. Insomma, per avviare un percorso condiviso di uscita concordata in caso di chiara volontà popolare. Ecco, ma non questo si quanto, l'uscita quanto la preoccupa, ma professore? Si annuncia, come dire... molto, perché proprio qui mi ricordo che l'opzione, dici, no? Io userei questa metafora. La Lega è come un mattone, il Movimento 5 Stelle è come un mucchio di sabbia. Ora il mattone è più piccolo, però ha una consistenza, una durezza, ha un'esperienza perché è stato già al governo, che sicuramente man mano si mangia. Non c'è dubbio che sono entrati in questa trattativa con posizione completamente diversa sull'Europa. Insomma, Di Maio ha fatto di tutto per rassicurare su questo, al di là di quanto uno si potesse immaginare. Come poi può venire fuori un documento così? È chiaro che nelle trattative Salvini era meglio. Non c'è lei aveva detto praticamente però, che Salvini si sarebbe mangiato il Movimento 5 Stelle. Tu l'hai letto tutto, forse è diverso. Guardate, io devo dire, questo è un documento, no? Sì. Cioè non è appunto una roba emotiva con le bandiere, con le, bisogna certo. Leggerlo bene. E la questione è questa, sulla questione di politica estera, sì. Effettivamente esce fuori il consolidamento dei rapporti con la NATO e anche, come dire, il riconoscimento del ruolo della Russia e togliere. Non è. Ma su alcune cose sull'Europa si conferma che si vuole mantenere l'opzione di uscirne. Di uscire. Cioè, quindi è un discorso. Allora sentiamo con lei, se lo sarebbe mai immaginato? Ma non me lo sarei immaginato e senz'altro lo vedo come un rischio, seppur teorico, enorme per l'economia italiana. Noi ci dimentichiamo completamente quello che era l'economia negli anni 90, quindi quello che pagavamo come oneri sul debito, e oggi il nostro debito è cresciuto. Non siamo stati forse capaci, con l'ingresso dell'euro e con uno sconto incredibile di quello che era il tasso di interesse che pagavamo sul debito, a riattivare il sistema paese, se oggi anche solamente il rischio, cioè il ventilare, negli anni 80 qualcuno disse al limite non pagheremo i bond. Solamente quella frase costò all'Italia una cifra assolutamente improponibile. Temo che riprendere un'ipotesi, seppur ventilata, di uscire dall'Unione Europea oggi con un debito oltre il 130%,
faccia veramente terrorizzare i mercati immediatamente, questo ci costerebbe denaro in modo molto sostanziale. Ecco, però io quello che voglio capire, perché adesso viene fuori questa ipotesi? Perché l'unico motivo per cui uno può ragionare e dire viene fuori, perché si vuole, se questo governo vedrà la luce del sole, varare una manovra molto molto dispendiosa che né Mattarella né l'Europa ci permetteranno di fare, perché Mattarella è stato molto chiaro, ha detto non passerò nessuna legge che non abbia copertura economica. Vedrai Mattarella quando legge questo documento, perché finora non gliel'hanno fatto vedere. Mattarella lo legge, vedrai. Mentre già ieri Salvini, uscendo dall'incontro con Mattarella, ha detto esplicitamente se non avrò mani libere io non sarò nelle condizioni di poter realizzare. Di Maio è stato molto più morbido. Non saranno le condizioni perché Mattarella aveva letto quel documento. Allora, davvero si può pensare di realizzare questo documento come dire infischiandoci quelli che sono i parametri europei? Ma sicuramente io credo che qualcosa sapeva già Mattarella di quel documento. Sentiamo Arto. Penso veramente che l'Europa sia un falso problema e mi spiego. Intanto è chiaro che un documento di trattativa, quindi scontro delle posizioni che magari erano diverse, e commenterei il risultato finale. Secondo me, col vecchio detto che sono solo governi di destra, posso fare così di sinistra e di sinistra e di destra, mettendolo come governo l'Unione Europea, avremo delle sorprese, per insomma è interesse di tutti che questo benedetto governo faccia bene. L'Italia sicuramente ha bisogno di una grossa frustata sia al nord con la flat tax sia al sud con il reddito di cittadinanza, e secondo me l'atteggiamento dell'Europa magari a questo governo permetterà di fare delle cose che ai governi precedenti non sono mai state permesse. Questo sarebbe forse l'atteggiamento più intelligente, perché l'Italia è un laboratorio politico. I due movimenti che sicuramente hanno una storia non favorevole a alcune politiche dell'Unione Europea hanno insieme la maggioranza, e se questa cosa non andasse bene sicuramente dovrebbero ancora aumentare questi voti. Quindi fossi gli eurobirocrati dell'Unione Europea direi diamo la possibilità sicuramente non di sforare, non penso, ma di riuscire a raggiungere quei limiti che magari non sono stati permessi per riuscire a fare quelle politiche. Beh, tutto quello che poteva essere concesso è stato concesso già al governo Renzi, quindi non è che noi ci abbiamo la possibilità. Ma secondo lei l'Europa ci potrebbe permettere di sforare? Secondo me in primis... Non mi ricordo quale... perché poi questi studi vanno sempre un po' presi col beneficio del dubbio, che diceva che addirittura se si realizzassero tutti questi... promesse si arriverebbe al rapporto 5-5, no, 100 miliardi col 5-5 rapporto deficit PIL. Io credo che in primis dovremmo focalizzarci sull'idea che il debito non è qualcosa che appartiene ad altri. Il debito vuol dire un aumento del debito, vuol dire che noi prossimamente o pagheremo più tasse o dovremo rinunciare in modo sostanziale a dei servizi. Quindi lo spendere di più, se noi pensiamo alla famiglia media, giusto per fare un esempio, che va a chiedere un nuovo mutuo per finanziare qualcosa o hanno delle idee molto chiare su come restituire questo debito, inevitabilmente vuol dire un ulteriore degrado di quello che è la nostra finanza e l'economia del nostro sistema paese. Quindi dobbiamo, visto il livello che abbiamo, avere una grandissima attenzione a come andiamo ad allocare queste poche risorse che eventualmente abbiamo. E secondo lei il modo giusto per allocarle, poi sentiamo il professor Masi, anche Artom e Lucia e Marcello, sono quei provvedimenti che il governo sta mettendo a punto. Per esempio lei è stato uno dei principali fautori, cioè ci ha lavorato molto del reddito di cittadinanza, certo. No? Però è stato il primo a dire tanto per ora non può essere realizzato perché non ci sono i centri per l'impiego, ci vogliono due anni per farli. 2 miliardi costa oltretutto i centri per l'impiego. Rispetto ai 12 miliardi tedeschi. Voglio dire, ci vogliono anche un po' di tempo. E 12 per... Lei è convinto che reddito di cittadinanza, flat tax, riforma della Fornero, cioè tutto quello di cui si è parlato in questi giorni possa essere fatto insieme in un unico programma di governo? Ce l'abbiamo i soldi per realizzare tutta questa 100 miliardi? Ma non è soltanto una faccenda di non combaciare coi soldi, è anche con le idee che ci stanno dietro queste proposte. Sono proposte che proprio una è di tipo neoliberista, l'altra è di tipo socialdemocratico, conflittuano per natura. Sì. Posso dare un quindi lei non li vede realizzabili insieme? Volevo sentire Mutti. Ma io non li vedo realizzabili, io punterei lei neanche separati a quanto ho capito. Diciamo che io punterei moltissimo sulla ripresa, su quello che ha fatto la Germania all'inizio degli anni 2000. La Germania quando è entrata in crisi nel
2005. A lei la flat tax non è che le cambia molto, poi tutto sommato. Guardi, come imprenditore l'aiuta o no? Perché noi abbiamo sentito molti imprenditori che dicevano: noi vorremmo il cuneo fiscale più che perfetto. La flat tax. A noi quello che serve, come secondo paese manufatturiero in Europa, serve un livello di competitività più alto. Il primo livello di competitività è una riduzione del costo del lavoro, una riduzione del cuneo fiscale. Ma questo è stato già ultra ottenuto. Cioè, il problema della creazione dei poveri in Italia, sono 5 milioni ormai questi poveri, e sono in crisi con disoccupazione molte aziende che vanno benissimo, perché oggi quando un imprenditore ha più profitti compra robot, non compra mica manodopera. Non so se è chiaro. Allora scusate, vi voglio far sentire prima due imprenditori che parlano di flat tax, perché potrebbe sembrare che tutti sono favorevoli, perché comunque che poi sarebbero due aliquote a questo punto, sempre ammesso che ci si dovesse arrivare. 15, non mi ricordo la sua. 15 e 20. 15 e 20, perché la Costituzione prevede che sia progressivo, perché sono le più onerose, no? Nel documento ci sono solo 5 righe sulla flat tax. E leggicele un po'. Sì, ma la cosa poi è che facciamo ci sono vedere 5 righe. Ci sono 5 righe sulla flat tax. Per questo tu dici che prevale il Movimento 5 Stelle. Sugli immigrati c'è l'intero programma della Lega sottoscritto in giallo, perché le pagine segnate in giallo significa che non ci sono. E sulla Fornero ci sono praticamente 5 miliardi e poi... E sul reddito di cittadinanza cosa c'è? Sul reddito di cittadinanza c'è questo, interessante. Si parla di 780 euro mensili, sì, per i quali è previsto uno stanziamento nostro di 17 miliardi annui. Però poi subito quindi dopo si chiede a Bruxelles. Si chiede a Bruxelles di applicare un provvedimento del Parlamento europeo che garantirebbe l'utilizzo del 20% della dotazione complessiva del Fondo Sociale Europeo per il reddito di cittadinanza anche in Italia. Quindi, i numeri sono molto, diciamo, ancora per aria. Mi quindi parte dei soldi dovrebbero arrivare da Bruxelles. E infatti è una situazione abbastanza contraddittoria. Che sembrerebbe invece. E comunque sulla flat tax 250 ci sono soltanto... miliardi da Francoforte, sì, 17 miliardi da Bruxelles, 267 miliardi. Di nostro non ci mettiamo il punto brava, l'hai che se non aumentiamo questa, c'è una piccola ripresa in atto, parlavamo in camerino con il dottor Mutti, che è fatta sostanzialmente da questa ossatura di 3-4 mila medie imprese, che ripeto, questa è una notizia, che l'uomo che morde il cane, come il dottor Mutti, ha raddoppiato il fatturato in questi 10 anni di crisi. Queste 4 mila medie imprese fantastiche sono quelle che hanno retto il paese. Bisogna consolidare, coccolare questa ripresa, portarla da 1,5 al 2,5, e si fanno con una serie di provvedimenti al nord per stimolare ancora più e difendere questi imprenditori. Ma in realtà diciamo che se si ha flat tax o cuneo fiscale, la flat tax di per sé abbassa il cuneo fiscale, perché la maggior parte del cuneo è all'IRPEF, perché obiettivamente qualcosa lei è d'accordo, perché altri imprenditori no, io lavorerei direttamente. Allora sentiamo cosa ci dicono altri due imprenditori del nord. A me mi ha colpito che sempre in questo documento tutta la parte sull'immigrazione, che è la parte forte, è segnata con il pennarello giallo e sono le parti su cui loro non sono d'accordo. Tutta la parte sull'immigrazione, due pagine completamente gialle. Ma infatti quello era già uscito fuori ieri. Sì, esatto. Sulle infrastrutture, quindi, sull'immigrazione, sulla legittima difesa. L'ho detto Salvini, sul carcere per invasori non c'è nessuna. Comunque ogni cosa gialla. Le voglio chiedere una cosa, sì, professore. Lei i giorni scorsi ha fatto un'intervista al Manifesto in cui ha sparato a zero contro la possibilità che nascesse questo governo. Ha detto che era il giorno più triste per la storia della sinistra, addirittura dal 1946 a oggi. Quindi, Scelba incluso, quindi ci ha messi tutti, che, come dire, che sarebbe stato uno sfacelo, perché come Salvini si sarebbe mangiato Di Maio, sì, che l'avrebbe spostato completamente a destra, quindi all'idea che sta dicendo Lucia che tanto questo governo non decolla, si sente rassicurato? Intanto quelle cose segnate in giallo significa che probabilmente avrebbero consentito un accordo più col PD. Che non, esatto, probabilmente. Me l'hai tolto dalla bocca. Alla fin fine vuoi scoprire che i 5 Stelle sono. Ma certo, perché la base è omogenea. Loro pensano, insomma, la omogenea fino a un certo punto. No, la base dei 5 Stelle, non quello che pensano, cosa sono oggettivamente. Per il 47% sono di sinistra. Ma allora perché ogni volta che si facevano i sondaggi veniva fuori che la base dei 5 Stelle non perché si voleva assolutamente alleare con il PD, ma si voleva alleare con la Lega? Perché i sondaggisti non distinguono dalla condizione secondo oggettiva. Me. Per esempio immaginiamo che noi siamo poveri e loro ricchi, però noi poveri possiamo pensare come i ricchi e loro i ricchi come i poveri. Secondo me una cosa è la struttura. Ma il governo 5 Stelle e PD avrebbe lasciato fuori tutto il nord.
Io sono stato di recente a fare un paio di incontri al nord di presentazione. Ci hanno il 20% nel nord, mica zero. Sì, ma hanno il 20% nel nord. Comunque lei si sente sollevato all'idea che non nasca, se non nascerà. Mi sento sollevato purché però ci si riavvicini di nuovo al PD, perché c'è poco da fare. Io sono per un paese, no, ma in futuro. Sono per un paese socialdemocratico, non neoliberista.